manovre per mettere in campo Mr. Gufo. Esselle qui si sta comportando però molto bene, dovesse battere Dante, davvero sarebbe un grande traguardo. È un pessimo traguardo invece per Dante, visto che settimana scorsa FMO è riuscito a batterlo, quindi sarebbero due sconfitti pesanti prima di Apocalypse. Oh, superplexo di Esselle, strepitoso qui. Ah, ma Dante che gli è successo? Cosa è successo al vero Dante? Dov'è il Dante che conoscevamo? Ancora, lo butta fuori, no, Esselle qui resiste. E adesso sì, che lo butta fuori con una pezza, niente male. Però Esselle è un bruttissimo cliente, specie in questa nuova versione. Esselle che sarà partecipe del Money in the Bank per il titolo TWF, o meglio per la chance al titolo TWF. È una grande opportunità anche per la gente come Ultimo Decreto Slasher, come Brock Bane, che insomma sono rimasti sempre lì. Ben invece dovrà affrontare Alexander, che quello è un match che da lui mi aspetto molto, davvero una grande performance da parte di Alexander mi aspetto. Vedremo se Ben riuscirà ancora una volta a difendere il titolo, un titolo che ha da Extreme Rules da aprile, quindi sono quasi 4 mesi. Attenzione, Selle qui di troppo. Sì, il primo braccio teso, ben portato, e poi di troppo, semplice ma efficace. E Selle, bisogna dirgli tutto, però davvero questa nuova versione è cambiata. Oh, qui però Dante lo fa volare 3 metri sopra il cielo qua, eh. Oh, neckbreaker però, qui risposta. Match difficilissimo da decifrare. Oh, Selle qui, intanto forse una diretta in corsa. Attenzione però qui, attenzione Selle, oh. Attenzione Selle, qui lo va a prendere! Che fosse! Oh mio Dio! Il morso del ragno, la caduta del ragno, oh, di Spider's Drop, ma attenzione! Dante piedi, Dante piedi! E se lo carica! Sarò che sta mi arrivo! Mamma mia che pezza ragazzi! Che colpo alla schiena! 1, 2, no! Si salva Selle qua! Esselle viene messo lì, buttalo fuori, no, si salva. E adesso mamma mia, qui Esselle, grande furbata. Parato il colpo, Esselle. Oh, viene preso! Berang, ma siamo all'esterno! Un eventuale sottomissione non vale all'esterno. Siamo all'esterno, qui Dante deve lasciarlo. Ma non vuole farlo! E infatti qui Esselle si inventano una DDT pazzesca! Siamo a 4! Attenzione, l'arbitro potrebbe contare! Infatti risale sul ring, lo riporta sul ring Esselle. Momento decisivo del match qua. Ora va la spacca Esselle. Incredibile. Attenzione qui Esselle, però il colpo, per fortuna, scusate Dante, però il colpo. Se lo carica, va segno sì, backbreaker. Pensavo potesse ribattere la situazione Esselle. Invece Dante è stato molto bravo. Sta per ancora, ma di nuovo! Parata di nuovo! E c'è un altro flotto per neckbreaker qua. C'è un altro flotto per neckbreaker. Può chiudere Esselle, non ci credo. 1, 2. No. Solo kick out. Attenzione, attenzione. Che fa qui? Ma vedo, no. No, se ne bacia. Oh mio Dio. Low kiss. Good night. Incredibile. Non ci credo Esselle che batte Dante. Incredibile. 1, 2 e 3. Dante, un nuovo Esselle, cioè, ma Dante che perde ancora a 3 giorni, da come fa? Cioè se perde contro Apocalypse come fa a battere? Se perde contro Esselle come fa a battere Apocalypse? Però guardate qui, mamma mia quante mosse che ha seguito Esselle, davvero strepitoso, ma guardate qui, seconda stunner a vuoto, grande difesa di Esselle, e poi andrà a segno con il long kiss, good night, che chiuso lo si dà. Qui kick out dopo il neckbreaker, poi kick out che non è venuto nel terzo tentativo di pinfall. Ed ora andiamo in pausa pubblicitaria, apriamo un promo molto molto bello e poi torniamo per il match tra il campione internazionale Michael Tompson contro Ernemor.
the gasoline. I've got the remedy to burn your memories. I don't know if you can. Never be afraid to live with the lies of pain. You're never gonna be the same. Destiny that I conquered the only thing who let me make history. And there's nothing else than more true. King of WWEF. You are a king, I am a king, but I'm not pretending to be the only one king. I'm gonna be a legend, as you all stay here, as a simple international champion. You want to prove you are a real king? Why don't you be me? Why don't you do it in a 2-out-of-3 false match? Why'd you make it on screen? It takes one night to change forever. And everything you thought you had is gone. And I would not admit with the most absolute evidence that Mr. P never held a candle to me. Why don't fight me for your international championship? Con qualcuno che noi non riusciamo a vedere,
deve essere un po' impazzito dall'inferno match contro Bernie, questo è Ernemor, che però oggi dovrà affrontare il campione internazionale in carica, Michael Tompson. Una bellissima sfida, direi. Un Tompson che però deve stare anche molto attento alle possibili interferenze, ai possibili arrivi di Nicholson. Ernemor, che fa qui? Esce subito dal ring Ernemor. Cioè, sta parlando con qualcuno, ma noi non riusciamo a vederlo. E guarda qui Thompson, ne approfitta con un bel dubbelli pazzesco. D'altronde non gli è quella le lucette, dai. Ancora! Mamma mia ragazzi, Michael Thompson. D'altronde Thompson è anche abbastanza ridato dal fatto che Nicholson quasi lo voleva investire 7 giorni fa. Dunque, è un lottatore che comunque non si... Attenzione! Mamma mia ragazzi, l'ho vista malissimo per Ernemor. Ernemor che settimane e giorni fa invece ha scherzato con John Pranzo dicendo appunto, concentrato qui, attenzione, mamma mia, dicendo che avrebbe perso in quel di Summerslam. Inoltre ha parlato di questo Ernie, questa misteriosa presenza. Ernemor che adesso si è ripreso, anche se qui va a incassare una bel troppa. Ernemor insomma è in una fase calantissima della sua carriera. D'altronde ha voluto prendersi anche con Bernie, dai, non era la colpa di Bernie, la colpa è proprio di Ernemor. Oh, attenzione però qui Ernemor, che va a segno con un perfetto vertical suplex. Ottima questa manovra. E poi una ginocchiata dritta sulla schiena. Ancora lì, attenzione, però stavolta il colpo. Bravo Thompson. Ma guardate qui Ernemor, guardate Ernemor, mamma mia ragazzi, che pezza, ci riprova, stavolta drop to takedown, sgambetto, un po' di parole da parte di Thompson, rovescia il tutto. Attenzione, bravo bravo qui, e poi lui ti espressa, bravissimo qui, c'è poco da fare quando Ernemor davvero ti prende in questa maniera, mamma mia ragazzi, che botte. Ernemor che esulta con tutto e tutti. Però devi stare attento anche al contropiede di Thompson. Attenzione ancora! Ancora lo prende e lo scramenta al suolo. Non è una lute express, è una mattanza in piena regola. Attento allo schienamento. Uno, appena uno. Soltanto uno. D'altronde, cosa pretendi? Michael Thompson è un guerriero, uno che ama combattere. Qui lo possiamo vedere a questa mossa. Belli dubbelli ancora, tentativo un po' così di schieramento, uno, due, appena uno e mezzo diciamo. Ancora serie di colpi, match molto rissoso questo, eh. Attenzione, Ernemor qui lo blocca! E stavolta lui a seguirli! Un bel dubbelli! Ancora attenzione, farà il colpo! Oh, ancora, bravissimo, bravissimo Ernemor! Che lo prende stavolta e va a segno con un backdrop! Bella, bella combo. Uno, appena uno. Mamma mia ragazzi, soltanto uno. E di che ha fatto questo? Mamma mia, Spinebuster. Thompson davvero resistente, lo sappiamo. È difficile però da sconfiggere. Pochissime sconfitte sul suo taccuino. Attenzione però qui Ernemor. Oh, attenzione. TKO. TKO in arrivo. E TKO connessa. Uno, due. C'è il kick out, c'è il kick out. E attenzione alla risposta di Thompson con la power slam in tira wheel. Bella manovra. Ora è Thompson, attenzione a riprendersi. Ancora